abbiamo visto, il telescopio galileiano soffre di cromatismo, che riduce molto la qualità dell'immagine. Newton ha provato a trovare un'alternativa, ma il suo tentativo non sembra essere andato a buon fine. Nel 1733, Chester Moore Hall, un ottico inglese, capisce che se da un lato Newton ha ragione e il problema della rifrazione non può essere eliminato, dall'altro può essere in parte contenuto, realizzando delle lenti più complesse. Tali lenti sono formate da coppie di vetri differenti, i quali, deviando i singoli colori in modo diverso, possono essere utilizzati l'uno per compensare la distorsione introdotta dall'altro. Viene inventato così il telescopio con doppietto acromatico, che offre immagini di qualità nettamente superiore. Si costruiscono così telescopi sempre più grossi, ma è difficile fare lenti di alta qualità. Il telescopio è molto pesante perché le lenti sono spesse e richiedono di essere inserite in tubi di elevato spessore, e dunque anche la montatura, cioè la meccanica di supporto per la movimentazione, deve essere massiccia. Ne risulta uno strumento otticamente valido, ma difficile da movimentare e molto costoso. Ciononostante, si costruiscono telescopi di dimensioni ragguardevoli, i più grandi dell'epoca, che permettono di osservare sempre più lontano. Grazie all'uso di tali strumenti, gli astronomi scoprono che nel cielo è presente un'incredibile varietà di oggetti prima sconosciuti, in particolare i cosiddetti nebulosi, macchie di luce di aspetto simile, appunto, a delle nuvole, circa la cui natura, all'epoca, non c'erano ancora delle teorie accertate. Utilizzando i doppietti acromatici, si riesce a costruire telescopi di dimensioni generose, come quello da un metro dell'osservatorio Yerkes, costruito alla fine dell'Ottocento. Col telescopio da 1,25 metri di diametro e 57 metri di lunghezza dell'Esposizione Universale di Parigi si raggiunge il massimo in termini dimensionali, ma poiché la qualità ottica non è elevata e l'utilizzo è complicato, il telescopio verrà smantellato dopo pochi anni e rimarrà più un prototipo sperimentale che un effettivo strumento di ricerca. Questo strumento mette quindi in luce un evidente problema. Questa tecnologia, quella dei telescopi rifrattari, ha raggiunto il limite, non è possibile andare oltre. Tuttavia, se si vuole indagare, scoprire e capire sempre di più, bisogna costruire telescopi di diametro ancora maggiore. Come fare?